prima settimana di ottobre del 2023, i bimbi si trovavano sulla bellissima spiaggia di Punta Molentis, nei pressi di Villa Simius. Ma le condizioni erano ben diverse da quelle del giorno precedente. Dato che il vento era anche abbastanza freddo, i bimbi si misero sulla strada verso nord. Buongiorno bimbi. Corrono le nuvole. Stamattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. La spiaggia non era più caraibica. La stessa di ieri. No, c'era sul vento che soffiava proprio verso la spiaggia e. E faceva anche un po' freschino. E il mare era un po' valengo. Vabbè, ci siamo rilassati lo stesso, dai. Adesso qua questo è un punto panoramico che si chiama Arco degli Angeli. No, non so perché non ho neanche capito bene dov'è l'arco. Ma forse l'arco è questo qua. Ed eccoci arrivati alla chiesetta di San Priamo dell'XI secolo, nel paese di San Priamo, molto fantasiosamente. Thank you.
Buongiorno bimbi, stamattina eravamo in un'area sosta vicino a Cea, vicino a Tortolì, e dove c'era un gatto nero che si è preso delle grosse libertà. Sono stata spodestata. C'era il mare mosso. Dopodiché stiamo facendo un giro panoramico. Siamo tornati nella zona dei tacchi, quella di Gairo Vecchio, poi siamo andati a fare Punta la Marmora. Adesso invece siamo passati dal paese di Ulassai, costruito ai piedi di questa rupe. Adesso siamo finiti su questo altipiano chiamato Sutacu, bello. Andremo a vedere un monumento naturale che si chiama Scala di San Giorgio, deve essere una specie di gola rocciosa. Siamo qui sull'orlo di un precipizio. E butta giù la clara. No, io non ho sentito niente. Alle nostre spalle c'è questo pinnacolo e poi sotto il paese che non mi ricordo come si chiama. Quello, da dove siamo saliti. No, comincia con la U. E di fronte a noi, dall'altra parte della montagna, cioè della valle, c'è Gairo e Gairo Vecchio. Vi ricordate di Gairo Vecchio? Se non ve lo ricordate, andatevelo a rivedere. Sotto di noi. Aia! Fa male! E sì che hai mangiato, ti ho dato da mangiare oggi. Vabbè, scusatemi. Chuck 2. Ed ecco sotto di noi la scala della gola di San Giorgio. O la scala di San Giorgio. Boh.
buongiorno, che coglioni c'è? Sono triste perché mi sento in colpa. Siamo caduti in una festa. Di tutte le esperienze sarde ci mancava solo la sagra di paese. Già. Mi sento in colpa perché è stata una mia idea. Vabbè. Volevo andare a comprare il torrone. Sì, abbiamo girato 60 km per andare a comprare il torrone e poi ci troviamo dentro in un casino. No, il problema è che non trovi, cioè fai fatica a trovare un parcheggio, cioè. E poi non hanno. In parte la strada ha messo tutti i divieti di parcheggio, perciò che cazzo parcheggio, mi organizzo una roba così, poi non dà la possibilità alla gente che viene di trovare un parcheggio. Questa mi fa girare talmente i maroni che mi rovina anche la giornata, se vuoi essere sincero. Carne di asino o di cavallo? Tu? Cavallo di asino. Allora, ricominciamo che adesso. Abbiamo mangiato il panino. A stomaco vuoto, stomaco pieno, sì, ragiona meglio. Mangiato il panino. Buongiorno bimbi. Buongiorno, vabbè, buongiorno bimbi. Io volevo andare a Tonara a comprare il torrone. Yes. Ma poi abbiamo saputo che qui a Belvì c'è questa manifestazione che si chiama Cortes Aperta, su qualcosa del genere. Case aperte. In cui le case aprono, cioè diciamo i garage, le corti, i cortili, così per vendere i loro prodotti e ci sono anche le bancarelle dei torronai, e allora siamo venuti qua, tutto lì. Ci siamo fatti un bel panino con carne di cavallo ed asino. Buono, devo dire che era buono. Ma era di asino o di cavallo? Per no? Due fette, una fetta di cavallo e una fetta di asino. Adesso prendiamo una busta sorpresa. Vediamo la fortuna, boh. Basta. Nuova carta. C'è qualcosa dentro. Sembra la sorpresa delle uova di Pasqua. Esatto. Un braccialetto. Lo metti tu? Fa un po' trendy. Vabbè, niente, eravamo partiti per comprare il torrone, alla fine abbiamo già preso le paste di mandorla, il formaggio. Non c'è niente da fare qua, vabbè. Io spendo. Cioè, ci ha fermato uno, voleva a tutti i costi farci assaggiare questo formaggio, era buono e l'abbiamo preso. Cioè, cosa, anche se abbiamo il frigo già pieno di formaggio. Non ci sta più niente, però vabbè. Ma vuoi non aiutare l'economia? Bisogna aiutare. Thank you.
e senza ulteriori indugi i bimbi lasciarono il cuore montagnoso della Sardegna ben riforniti di torrone e altre cibarie. Siamo tornati alla spiaggia per cani di Budoni perché abbiamo fatto un sacco di strada oggi, ma perché ormai siamo agli sgoccioli. Dopo domani sera abbiamo il traghetto e quindi si rientra. Ci portiamo pian pianino dove dovremo accendere il riscaldamento. Dalle notizie che mi arrivano da mia sorella. Buongiorno bimbi, oggi assaggiamo... Indovinate che? I cachi di Mario. Di Mario e sua moglie che ci hanno gentilmente donato, che abbiamo conosciuto questa mattina. Questa mattina abbiamo fatto un aperitivo. Con loro, grazie, che ce l'ho, ci ha anche offerto l'aperitivo. È stato un piacere conoscere altre nuove persone qui in Sardegna, belle, brave, genuine. Come piace a noi, e ci hanno donato un po' della loro frutta, delle loro piante. Un caco che la pianta ha oltre 30 anni e più, anche delle arance. Ciao Mario, grazie. Ciao Mario, di tutto. Grazie anche della bottiglia di vino. Esatto. Grazie dell'omaggio. Alla prossima. Ora andiamo a fare la nostra ultima cena. L'ultima cena? Com'è Gesù Cristo, l'ultima cena. Un'insalatina di mare. Stasera abbiamo fatto... Poi si presenta bene, dai. Abbiamo fatto i sovversivi, abbiamo preso la pizza. Ma si presenta bene. Guarda com'è anche curata, esteticamente anche curata. C'è la rosa di pozze. Cornicione sembra bello croccante. Sì, no, infatti non c'è. Questo locale sono famosi per le coppe di gelato. Vuoi tu non prendere la coppa di gelato? Ma che roba, raga, bimbi, come si fa a rinunciare a una cosa così? Allora, devo ammettere una cosa, mi sono rovinato un po' la pizza, che devo dire è buonissima, è buona, è la merita, però ho ecceduto con l'olio e peperoncino casalingo, che fa una grossa differenza, non è quello industriale. Diffidate sempre dell'olio che arriva nei vasettini di plastica, perché è casalingo ed è strong, e mi sono posizionato la lingua su quello, però colpa mia. Dopo la pizza veramente devo dire è buona veramente, croccante, cornicione ottimo. Se vuoi fare la recensione facciamo dopo, no. Esatto, mangiamo il gelato. No, che è nel piumone. Che freddo adesso, siamo dopo mangiato quando ti viene quello. Il frescolino addosso, ma poi c'è un'aria adesso. Si è messa sull'aria adesso, no. Che rompe le valli. Ma ci rendiamo conto che noi che siamo stati sul McKinley, che
cioè ci saranno 17 gradi, non lo so. Non era con le bermuda e i sandali come adesso. No, ho capito. Ho capito, ma è presente che adesso dobbiamo tornare a casa e ci troveremo con temperature improponibili rispetto... Non abbiamo neanche avuto il tempo di accomodarci. Saremo spazzati. Dai 30 gradi. Da possibile, magari domani, al freddo che avremo a casa nostra. Rientrati alla nostra ultima cena. Ti avverto. Siccome stasera il vino ci ha preso bene, allora devo... Te t'ha preso Aspetta! Devo impormi di darci un taglio a un certo punto, perché sennò andiamo avanti a sproloquiare fino... Ah, è vero, è vero. Fino a... Cioè... La lingua si scioglie. Allora, partiamo con dire... Vabbè, parliamo della cena di stasera. Fai tu la recensione, perché tu sei più bravo a fare le recensioni. Ma che recensione? Allora, niente, siamo andati in un locale che si chiama Il Coccodrillo. No, allora aspetta, non abbiamo... intanto diciamo dove siamo, perché non abbiamo neanche detto dove siamo. Siamo sul Van e Lasco. Siamo a Isola Rossa. Isola Rossa. Che è proprio sulla costa nord della Sardegna. Perché siete Isola Rossa? Perché, ripetiamo, domani sera abbiamo il traghetto a Porto Torres. Avevamo un traghetto e perciò questa era una tappa che... fu la prima tappa del tour dell'anno scorso. Stai già divagando. Allora, questa sera, ricapitolando, come ultima cena, siamo andati a cena. Allora, questo posto, Isola Rossa, è un posto anche classico, un paesino turistico, non credo neanche che ci sia della gente che ci abita, non lo so. Ci sono tipo 5-6 ristoranti di cui metà sono chiusi e metà sono aperti. Metà sono chiusi e metà sono aperti, quindi 3 sono aperti, di cui 2 sono quelli con... mega turistici. Quelli col menù scritto in tutte le lingue e le foto dei piatti appese fuori. Quello che ho della Clara. Quando vedo quelle robe lì dico va bene, cioè no. Beh, se a me piaceva il ristorante con la foto, perché vedo cosa mi danno. No. Ma il problema è che quella foto lì non è quello che ti danno. Questo qua, che era un posto effettivamente un po' strano, cioè poi a partire dal nome Coccodrillo, non lo vabbè, so. Vabbè, c'erano i colori della Giamaica, c'è dentro Bob Marley. Esatto. No, poi è bello. Cioè, però non aveva le foto fuori. Esatto. Sulle recensioni su Google, i piatti... parlavano bene. Le foto dei piatti erano... come le porzioni più scarse rispetto a quelle degli altri due con le foto appese fuori, che una volta mi avrebbero fatto propendere per gli altri due. Vai. Ma adesso probabilmente sto invecchiando, penso che sia meglio, cioè preferisco il piatto, effettivamente si prende la qualità della quantità, cioè si vedeva che gli spaghetti allo scoglio erano carichi di pesce, conchigliame e niente sostanza, ma alla fine sono addivenuta alla conclusione che è meglio mangiare un pochino di meno. Tirati in sé, non vuol dire a me che quando bevo parlo troppo. Io ho ordinato un bel insalata di mare, due antipasti insalata di mare, che come mi è arrivata a livello visivo mi aveva un po' deluso, perché la presentazione mi sembrava un po' pochina, ma come ho messo in bocca la prima forchettata di pesce mi sono ricreduto, cioè proprio pesce fresco di qualità, cioè veramente buono, lo consiglio, veramente buono, cioè non c'è niente da dire. Oh, quando il pesce è buono e lo senti in bocca che è fresco, senti il mare, il profumo, il pesce che è sodo, non è molliccio come me l'hanno come me l'hanno già servito in altri locali, e che è buono. Ho preso poi la pizza è stata una piacevole sorpresa. Io l'ho presa frutti di mare, a parte il fatto che la presentazione è stata bella, ma poi anche la pasta croccante, anche quando si è raffreddata, che di solito la pizza diventa miau, tira mola quando si raffredda, perde il suo calore, questa la pasta ha mantenuto un po' del suo, il cornicione di croccantezza l'aveva ancora. Poi abbiamo preso il nostro bel dessert, una bella coppa gelato buonissima, che infatti io ho sbagliato, ho preso l'affogato caffè, perciò stanotte farò una notte in bianco, perché se io bevo il caffè la sera significa non dormire più niente.
E poi lei mi fa: ma c'è anche qua la cioccolata, che cazzo. Vabbè, me la sono persa. No, vabbè, il menù ce l'avevi davanti, però non è che devo farti la balia. Dopo, come non so se ci sarà nel video, il mio errore è stato quello di aver sulla pizza essermi fidato troppo dell'olio. A me piace tanto. Sì, c'era già quello. Ok, l'olio peperoncino è abbondato un po' troppo. Vino alla spina, l'oro bianco, buono, devo dire buono. Allora, a livello di prezzo, secondo me c'è quel 1-2 euro in più rispetto al normale, ma come diceva Clara, preferisco spendere quell'euro, 2 euro in più e mangiare bene, che spendere 2 euro in meno e mangiare male. Allora, abbiamo speso, giusto? 96,50 euro. Che uno direbbe: cazzo, che botta! Sono tanti? Sono pochi? Non lo so. Ma io faccio un raffronto. Che ho speso 90. Una volta abbiamo speso 91 euro dalle mie parti, da un paese vicino a casa mia che faceva pesce, e ho mangiato. Abbiamo mangiato porcherie. Un antipasto di pesce che, se ci penso oggi, mi rendo conto la schifezza che ho mangiato. E alla fine della fiera, qui sì, vabbè, avrò speso quei 5-6 euro in più nel totale, ma ho mangiato bene. Poi alla fine ci hanno offerto anche il gelato al limone con il mirto. Abbiamo preso anche un bicchiere di mirto, che non è che ti ha portato il bicchierino, ma ha portato i bicchieri. No, se il classico bicchiere dell'acqua, ho detto tanto mirto così, perciò non sono porzioni mega da americano. Vabbè, tagliamo, se no facciamo un video solo sulla cena. Cari, guarda male. Tanto stai tranquillo, che dopo metà di quello che hai detto io faccio parlo a fare, tanto devi Italia. Parla tu, che se io parlo già troppo. No, parla tu, poi non c'è niente. Sulla cena non voglio dire più niente, perché sì, esatto, mi hai già detto troppo. Allora, è un locale che consiglio. Ecco, cioè adesso per concludere, consiglio: si mangia bene. È implicito che lo consiglio. Sappiate che rispetto al normale pagate su ogni pietanza quel 1-2 euro in più. Ok, basta. Però abbiamo già deciso che domani a pranzo ci torniamo, perché voglio assaggiare i primi. Perciò vi tocca un'altra recensione. Vediamo se confermano. No, se beviamo acqua, no. Se confermano acqua, la qualità, o se invece sui primi cadono. Non lo so. Ciao bimbi! Buonanotte! No, dobbiamo tirare i remi in barca per quanto riguarda la nostra vacanza in Sardegna di quest'anno. Facciamoci la conclusione, no? Diciamo che basta, che siamo dispiaciuti di andare via. Basta, questo è vero. Questo dice tutto. Sono contento che, se vado via, ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone qui in Sardegna e alla fine farmi nuovi amici. Poi sappiamo, sono amici che conosci, non è la continuità di poterli frequentare. Però hai trasmesso, e mi hanno trasmesso, un'amicizia, una sincerità, un'accoglienza che effettivamente intanto ho trovato solo in Sardegna. Ma sì, quest'anno proprio, anche rispetto all'anno poi scorso, è stato un boom di conoscenze, di richieste, di vederci. Avessimo vissuto ancora di più la Sardegna così com'è, non tanto la Sardegna turistica, esatto. Anche quella, ma è vero. Ma proprio, cioè, quando alla fine hai a che fare con le persone, c'è proprio entrati nel mondo
locale. Loro stessi ci dicevano, voi avete, da quello che ho visto, avete proprio vissuto la vera Sardegna. E effettivamente, fermandoci poi a riflettere, è vero. Montagna che abbiamo fatto, il monte Lattias, quello con quel sentiero, sull'ultimo, la prima gita che abbiamo fatto, che il Giampiero ci ha detto, ma cioè, dove l'avete trovata che non c'è neanche sulle guide quella sera, vero, salita lì? E dico, boh, cioè così sulla nostra app che abbiamo sullo stupido telefonino. Che poi il telefonino è il mio, stupido, sarà stupido il tuo, mio a me. Che poi tanto... Ma allora non capisci l'ironia della cosa, lo stupido telefonino, perché cioè, questa è una cosa che ci rimbambisce di solito, però a volte ha comunque una sua utilità. Alza che è utile. Se lo usi nel modo giusto. Esatto. E quindi ci ha fatto scoprire, è vero, è vero, involontariamente anche cose che... È vero. Il cuore, ce ne andiamo a questa Sardegna perché piccoli problemini li abbiamo avuti con l'ascio, soprattutto a livello, lo ammetto, di pannelli. Ho avuto un po' di problemi di quei pannelli, ma non perché non funzionavano, perché quando li ho incollati ho usato il Sika, che non lo so, ho avuto dei problemi con il policarbonato, non ve l'ho detto, ma ho perso due pannelli. Perché non volevo ammettere di aver fatto delle cappelle? Cioè, no, ho perso due pannelli, però sono rimasti agganciati con il cavo, però adesso sono incollati giù con l'astro adesivo americano e non vedo l'ora di arrivare a casa per sistemare tutto, perché non so, c'è stato qualcosa che nell'incollaggio non ha funzionato e perciò mi sto informando, rivedendo un po' tutto. Vabbè, questo è tutto un'altra serie, vabbè. Da un lato sono contento di tornare a casa, proprio perché sapete che io mi piace lavorarci sopra il mio furgone, perciò non vedo l'ora di cominciare a lavorarci per risolvere i miei problemi, e dallo stesso lato mi rincresce andare via, però vabbè, dai, c'è sempre un inizio e c'è sempre una fine. Ok? Tagliamo qua, chiudiamo. Sì, sì. Vi lascio con qualche immagine di tramonti, esatto, perché poi la Sardegna, chissà perché, sempre, cioè, i tramonti in Sardegna non deludono mai. Esatto, sempre uno spettacolo. Un po' di belle immagini e via. E via. Ciao bimbi, buona serata e buona nottata, perché ormai sono le 2 di notte. No, ormai sono solo le 10, dai. Buonanotte, ciao. Ciao, 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 ciao.